Buonasera. La splendida cornice del Teatro Civico ospita una serata davvero importante, una serata all'insegna della musica, una serata della quale si parla da tempo, da settimane, ne hanno parlato tanto i giornali e tanto ne hanno parlato i media, tanto se ne è parlato anche su internet, una serata interamente, come vi dicevo, dedicata alla musica, ma non solo alla musica, anche alla beneficenza. Ma cammin facendo vi racconteremo com'è strutturata questa serata, chi sono i veri protagonisti della serata e chi sono le associazioni di volontariato che ne beneficiano di questa serata. Quindi voglio ancora un grande applauso per loro. Cosa dite? È una serata di musica? Lo rompiamo il ghiaccio, sì o no? Non vi sento, lo rompiamo sì o no? Schitarrata alla Lenny Kravitz. Più forte. Abbiamo rotto il ghiaccio, abbiamo incominciato. Ve li presento, è un gemellaggio fra i licei scientifici delle città di Vercelli e di Borgomanero, l'Avogadro Slow Band e la Galilei Live Orchestra. Schitarrata alla Jimi Hendrix. Allora, questa sera, la serata di questa sera è dedicata alla beneficenza, vi dicevo, ci sono l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi, l'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro e la LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Per loro voglio davvero un applauso. È stata mia compagna. No, aspetta. Ah, rullo di tamburi e schitarrata. Sei pronto? Schitarrate, scusate, anche voi. Allora, 3, 2, 1, all'uno, schitarrate, tamburate, tutto quanto, se volete partecipare anche voi, la persona speciale che conduce con me questa serata, 3, 2, 1, è Francesca Borsetti. Senti, sei stata soddisfatta della schitarrata? Soddisfatta. La risentiamo un attimo, scusa. Senti, Lenny Kravitz. E il tamburo? Sei contenta? Contentissima. E allora incominciamo questa serata. Abbiamo un punto diverso, cioè quello di cercare di evitare queste malattie. Lo stiamo facendo in Italia da 90 anni. Nella nostra provincia da 40. Quello che fa specie, vi mando solo questo messaggio, è che nel 1922 un signore a Bologna ha avuto in mente di creare questa associazione per prevenire una malattia di cui si sapeva ben poco. In un momento in cui il sistema sanitario non c'era, in cui le cure erano solo per chi aveva i soldi, perché quelli poveri non potevano permetterselo, e quindi in un momento particolarmente difficile, perché eravamo anche tra le due guerre, questo signore ha avuto questa magnifica idea di lanciare questa campagna per prevenire queste malattie. Sono passati 90 anni, l'anno scorso abbiamo avuto il compleanno dei 90 anni a Roma, col Papa, eccetera, eccetera. La prevenzione è fondamentale perché così non si hanno queste malattie. Loro fanno ricerca, noi cerchiamo di insegnare alla gente di evitarle oppure di andare prima possibile dai medici per farsi curare.